Benvenuti alla città educativa di Roma, che è un posto che Roma Capitale ha voluto dedicare al mondo della scuola. È un luogo di apertura proprio delle scuole al territorio. E noi è stato affidato alla Fondazione Mondo Digitale da Roma Capitale nel 2004, quando è stato aperto. E appunto noi quest'anno l'abbiamo trasformato in palestra dell'innovazione, ma poi lo vedrete. Allora, io sono Mirta Michili e sono il direttore generale della Fondazione Mondo Digitale. Innanzitutto vi voglio ringraziare per aver risposto in modo così numeroso al nostro invito. E in realtà sono un po' commossa della fiducia che ci avete voluto concedere, e commossi ma in qualche modo anche orgogliosi e fieri che avete risposto in modo così numeroso al nostro invito a venire appunto a lavorare con noi per questa giornata. E questo perché ci entusiasma così? Perché in qualche modo il vostro entusiasmo, noi abbiamo lanciato questo meeting in modo molto veloce, anche affrettato, per cercare di riuscire a contribuire alla consultazione del MIUR che scade il 15 novembre, e avevamo stimato, avevamo detto beh, ma risponderanno una ventina di scuole, e invece siete quasi 50, in realtà venite da 14 regioni diverse, dal nord al sud Italia, per cui veramente grazie, ci avete dato un segnale molto importante. E allora, come sempre poi in qualche modo quando lanciamo una nuova iniziativa ci capita che i primi a rispondere con entusiasmo ai nostri inviti sono sempre gli insegnanti più innovatori, i dirigenti scolastici più illuminati, quelli che effettivamente poi sono il motore del cambiamento nella scuola italiana. E noi per questo siamo molto orgogliosi che tutti voi siete qua oggi. Infatti anche quello che ho ascoltato dai vostri video, quello che avete registrato, quasi tutti voi avete presentato la vostra scuola. Chi non l'avesse ancora fatto, vi prego di farlo oggi nell'arco della giornata. Francesca, che poi vi presento, è con lei che potete registrare questo breve, è con lei. Chi non ha registrato il video, assolutamente, è anche una cosa molto informale, dovrete farlo, perché noi ci teniamo tantissimo a che tutte le 47 scuole che oggi siano qua siano nel nostro sito e che in qualche modo abbiano la visibilità che meritate per il vostro lavoro e per il vostro impegno. È per questo che siamo convinti che con un gruppo come voi possiamo veramente trasformare il nostro sogno di avere una palestra dell'innovazione in ogni scuola italiana in realtà. È per questo che ci siamo impegnati, no, a trasformare un'intuizione che ha avuto il nostro direttore scientifico Alfonso l'anno scorso, proprio perché da tempo stavamo riflettendo, stavamo pensando a come effettivamente diffondere, ma anche in qualche modo portare fuori tutta l'innovazione che c'è nella scuola italiana, no? È per questo che vogliamo trasformare questa nostra intuizione in un movimento nazionale di innovazione nella scuola italiana. Però ecco, per noi un movimento deve essere un movimento che parte dal basso, che parte dalla scuola, dalle risorse che la scuola oggi ha, che sono per lo più risorse umane, siete per lo più voi. Noi da sempre, da quando siamo nati nel 2001, non saremmo stati nulla senza l'entusiasmo degli insegnanti che di volta in volta ci seguono. Noi siamo quasi in tutte le scuole, quasi tutte le regioni italiane, alcuni nostri progetti sono stati portati anche a livello europeo. Ecco, ma da soli noi non saremmo riusciti ad arrivare dove siamo arrivati, non saremmo riusciti ad essere così innovativi, però perché proprio noi interpretiamo il nostro ruolo come semplicemente mettere a fattor comune, tirar fuori le energie e in qualche modo facilitare chi come voi sta tutto il giorno nella scuola e c'ha voglia di cambiarla, voglia di fare qualcosa in più. Con il supporto del MIUR, l'occasione che il MIUR ci ha offerto di riprendere il nostro concetto, la nostra idea di palestra dell'innovazione nel documento la Buona Scuola, questa è un'occasione molto importante, un'occasione perché come è importante che avvenga nel nostro paese sempre di più, è un'occasione perché un'intuizione, un progetto di eccellenza può essere facilmente, se messo a fattor comune con altri, se
valorizzato con la rete giusta, può diventare un'iniziativa nazionale. Per noi è molto importante capitalizzare da quello che abbiamo già, perché in momenti difficili, in momenti in cui l'economia non va così bene, reinventare sempre da zero nuove iniziative non servono a niente. Tutto dovrebbe partire e valorizzare diciamo, il nuovo, l'innovativo deve sempre partire dalle risorse, da quello che uno è già riuscito a costruire fin qua. E chi non è potuto essere qui con noi oggi, in realtà abbiamo riempito la sala, per cui anche se qualcun altro avesse aderito ci saremmo dovuti stringere ancora di più, forse qualcuno sopra quando saliremo al terzo piano lavorerà nei corridoi, farà un po' freddo, però io sono convinta che passeremo una bellissima giornata insieme. E chi non è qui oggi però avrà mille modi per continuare a lavorare con noi, infatti per noi questo è soltanto l'inizio di un lavoro, infatti abbiamo costruito già diversi strumenti, ci siamo confrontati con NIUR credo di non più di 3 settimane fa e abbiamo già fatto tutto in qualche modo. Abbiamo realizzato un primo booklet sulle palestre dell'innovazione, lo vedete cartaceo perché l'abbiamo pubblicato questa notte, però poi vi daremo il link. Comunque qua c'è già tutta l'idea di palestra, quello che c'è oggi, troverete in modo organizzato e in qualche modo sistemato tutto quello che cercheremo poi di raccontarvi noi, e ci sarà subito dopo una nuova edizione invece in cui noi metteremo anche tutti i vostri contributi, perlomeno tutto il lavoro che andremo a fare oggi insieme. Abbiamo anche realizzato un video che presenta la nostra palestra dell'innovazione e che anche questo poi verrà modificato successivamente per includere via via tutto quello che realizzerete voi nelle nostre scuole. Noi vogliamo soltanto rappresentare un punto di partenza, poi ve lo faremo vedere dopo, è un video breve ma molto bello, molto efficace. E abbiamo già un sito web dove stiamo raccogliendo tutti i vostri input, ad oggi ci sono i video, poi metteremo i vostri progetti, abbiamo un piccolo ambiente di crowdfunding con cui le scuole possono iniziare a raccogliere fondi per le proprie idee. E ancora non è decollato al 100%, lo miglioreremo, però qualche scuola ha già raccolto dei contributi attraverso il nostro sito virtual.org. E appunto questo è soltanto l'inizio, è un inizio in cui noi vogliamo condividere con voi questo concetto di palestra dell'innovazione, un ambiente che noi abbiamo realizzato per il mondo della scuola, ma non solo in realtà, per noi il nostro ambiente parte dal mondo della scuola per essere un'offerta al territorio, infatti questo luogo è aperto alla mattina principalmente per il mondo della scuola, ma siamo aperti fino alle 10 di notte, abbiamo anche il sabato un'apertura in cui addirittura vengono le famiglie. Comunque dalla fase di conoscenza e in qualche modo di progettazione, di condivisione di un'idea con voi, poi assolutamente la seconda fase sarà una fase progettuale. Noi vorremmo, ci teniamo tantissimo e stimolateci anche affinché poi possiamo essere capaci di fare con voi questo, vorremmo passare alla fase progettuale, cioè sviluppare tanti progetti per ogni scuola che vorrà incontrarci, tante declinazioni della palestra dell'innovazione e un percorso con cui in qualche modo daremo forma a questo movimento nazionale. Allora, ho già segnato qua gli hashtag della giornata, noi li usiamo tantissimo, chiaramente ci fanno pubblicità e in qualche modo aiutano, però ci piace anche far sapere fuori che oggi noi siamo qua, 47 scuole, la Fondazione Mondo Digitale, il NIUR, per lavorare a un movimento di innovazione nel nostro paese che parta dal mondo della scuola. Per cui chi lo volesse fare, questi sono gli hashtag, anche noi, io in prima persona lo riprenderò molto durante la giornata. E ora lascio la parola a Donatella Sotna-Kutzmann del NIUR, della segreteria del